Sono qua con le cagnolette. Cali. Metto fino. Zani è di là, che sta continuando la sua live, le sue live su, parlando di cose aleatorie su Facebook, zanidraganova.it. Zanidraganova, niente. Zanidraganova. Che è il nome di suo padre. Saluto questo YouTube Mix Tube, una cosa del genere, che mi ha scritto delle cose a cui ho risposto, non so chi sia, chi è, chi fosse. Niente, cosa volevo aggiungere? Volevo dire delle cose. Avevo detto oggi non faccio video, mi prendo un po' di pausa, anche perché non sono video di piacere come ho fatto altri. Cioè, tutt'altro sono le mie intenzioni nella vita, cioè, di portare cose pesanti, di portare sofferenze, infamità, puntare dito. Purtroppo, quando una persona è messa, come ho già spiegato, sotto pressione, escono delle cose, volente o nolente. E io personalmente, mi conviene la verità contro le falsità, contro le cose. Quando non ho, ci sono bambini in mezzo, uno le verità logicamente le deve un attimino girare alle persone più vicine. Se poi vede che le persone più vicine non hanno. Non, anche perché la legge lo permette di mentire, oppure di dire, sono stato io vittima anche di, per cose di bambini, di persone che dichiaravano qualcosa di falso perché la legge permette di dire una cosa per un'altra per proteggere terzi, minori o altre persone, in fatti gravi. E io sono stato vittima di questa cosa qui perché i fatti gravi non erano i miei, chiaramente, anche se capisco che per un paese retrogrado, un paese di imbroglioni, di mafiosi, di bigotti e di cose, anche la cosa più semplice, più innocua o meno peggiorativa, come la linea che ho scelto io, che avevo scelto io, può sembrare, e che ho sempre scelto anche da più giovane, per mia natura, per mia scelta, per fortuna, per karma, perché amici hanno. Capisco che ci possono essere, insomma, per estrazione, per capacità, insomma, di, anche per mia costituzione mentale e fisica, formazione, educazione, che non è data solo dalla famiglia. E qua entro in discussione. Appunto, perché volevo sottolineare, evidenziare questa cosa. Appunto, perché io non appartengo a una famiglia, e non voglio dire niente di purtroppo, anche perché se avessi avuto dei genitori che o un chi mi è familiare, esperto o comunque di cultura fricchettona, cioè, mio padre, mia madre, i miei nonni, sto parlando non di famiglia allargata. E non di estrazione borghese o di, insomma, di un'altra mentalità o cultura, probabilmente non potrei dire la stessa cosa. Potrei dire che queste persone mi hanno insegnato delle cose, mi hanno insegnato a distinguere il bene dal male e le cose. Purtroppo queste persone me l'hanno insegnato a modo loro, sempre come fanno tutti, nella loro esperienza. Il resto l'ho imparato e me l'hanno insegnato anche non volendo altre persone nella vita che ho vissuto, in quello che ho visto con i miei occhi, quello che ho capito, quello che ho percepito. Quindi, se magari si fosse parlato dei miei figli, prima cosa dei miei figli, io avrei una responsabilità positiva o negativa. Per quello che ho insegnato ai miei figli, perché conosco in parte poi queste cose di crimini, droghe o sostanze più
più o meno legali, più o meno pesanti, più o meno cose, sono sempre in base all'esperienza che una persona ha o non ha assolutamente, come nel caso dei miei, o non ha coscientemente, però magari ce l'ha in maniera subdola, in maniera nascosta. Esistono anche farmaci, goccine, non è che le droghe sono tutto una cosa che una persona viene, a cui gli vengono, cioè mettere dei farmaci, mettere delle pillole per la depressione, mettere delle gocce, mettere, usare, queste cose qua sono ugualmente delle droghe, più o meno pesanti, gli psicofarmaci prima generazione sono pericolosissimi, no? Quindi io, se si fosse parlato dei miei figli, della mia cosa, potrei dire nel bene e nel male certe cose se avessi avuto io una responsabilità diretta con loro, di formazione. Perché avrei potuto, a modo mio, in base al mio anno di esperienze molto ristretto, sulla base di cose pesanti, è più largo sulla base di quello che è la mia conoscenza e la mia coscienza e anche la coscienza internazionale collettiva come l'ONU e le cose. Potrei dire delle cose ben precise e avrei delle responsabilità positive o negative. Quindi avrei potuto dire ai miei figli, sempre in base alle mie esperienze ristrette, quello perché non ho fatto uso io di certe cose a lungo termine, pesanti e cose, quindi sono state giochi di gioventù fatti con una certa coscienza e senza fare del male al prossimo. È appunto qui che voglio dire una cosa molto importante, una logica che non può essere non può essere scissa, non può essere separata. È inaffondabile, inattaccabile. Cioè, appunto, questa cosa qui, non appartenendo io di mia principio di, insomma, di esperienza come mainstream, come nato in una famiglia di sessantottini, di sessantottini, di sessantanovini, anche perché c'è anche la sessualità in mezzo. Non posso dire è colpa mia, cioè sono nato così, ero figlio di tossici, ero figlio di persone che si facevano l'eroina o persone che utilizzavano gli oppi, utilizzavano. Al massimo li hanno messi di nascosto o comunque hanno usato farmaci per depressione, classici, tipici, schifosi più o meno. Quindi non posso, cioè non viene da me questa cosa. La mia esperienza con certe cose è venuta per causa, nel bene e nel male, senza voler accollare niente a nessuno, per via di forza, per altra gente. Perché proprio non appartengo a questo tipo di radice sballoggina fricchettone. Non sono i miei figli. Quindi magari se fossi i miei figli, io c'è una parte di te che so sei un fumatore, un dreamers, uno che gli piace, ma hai avuto anche esperienze anche legate al dance, poi a sfondo artistico e cose molto ristrette per quello che mi riguarda, anche perché sennò sarei fulminato. Non di alcol, anche se ho bevuto proprio a sentirmi proprio malissimo come molte persone, non bevo più perché per motivi vari ho subito delle cose senza volerlo, anche come molta gente di queste cose. Sono forte, quindi ho reagito, e fortunato anche perché ho reagito in maniera sia nel mio, in quello che ho scelto io, che per, poi lo capisci dopo crescendo col tempo, sia per allergie, perché la società non è preparata, non ci sono, non è che come nei paesi più sviluppati, dove ci sono le cose per sapere cosa tu ti prendi e che cose qua, è tutta una roulette russa. Quindi lasciamo stare tutti questi aspetti. Quello che voglio sottolineare io, evidenziare, è che io non appartengo dalla radice dei miei primordiale, insomma, di nascita, dei miei genitori, della mia famiglia, almeno che sappia io, a questi tipi di culture fricchettone.
io ho attinto in questa realtà perché gli anni 80, gli anni 90, cioè più gli anni 90, perché se erano anni 80 avrei usato anche l'eroina, gli anni 90 erano gli anni in cui ci mischiavamo tutti i giovani, le discoteche, le cose. Anzi, certi tipi di droghe mi furono insegnate, lo ripeterò sempre, involontariamente da molte persone che ho frequentato, come delle cose negative. E c'era il positivo, c'erano le cose che si potevano fare e le cose che anche se si potevano fare non si facevano e non si potevano fare, erano comunque ai tempi evidenziate come cose più gravi. E non lo insegnava neanche Fini e Giovanardi, a me non lo insegnavano neanche perché allora questi tipi di leggi c'erano. E ancora cercano di spingere questi tipi di discorsi, di folchi e di, che poi peggiorativi, perché fanno di tutta la storia un fascio, di tutte le cose, insomma, tutte uguali, tutte diverse, dipende da quello che vogliono rappresentare, non scientificamente. E quindi spingendo un business, ragazzi, di una sosta di sostanze che non hanno un valore economico così forte, invece altre sostanze che nello stesso quantitativo, con un pezzettino così di hashish, con un questa è logica, con un pezzettino, con una cosa così di marijuana, anche un pacchettino, una cosa, non ti cambia la vita e manco la giornata, soprattutto se fumi. Non ci esce niente, devi pagare la persona che te l'ha data, devi pagare. Se la fai, se una marijuana ti fai tu, non hai il quantitativo per poter spacciare, a meno che non fai piantagioni estese o in numero. E quindi il valore economico di queste cose, cose che quelle leggi non evidenziavano. Quindi quelle leggi hanno spinto delle persone ad avere un quantitativo uguale a un altro quantitativo, che però da un lato gli conveniva perché questo aveva un valore che ti potevi comprare una macchina, una moto. Cosa che invece con un quantitativo simile di un'altra sostanza, più di farti una serata con gli amici o fartela fare, non ne usciva. Non so se capite la logica. Abbastanza chiaro. A una persona che ha conoscenza e consapevolezza e senso di giustizia. Tralasciando tutto il mio problema medico, tutto il mio problema che comunque è un palliativo per chi non sa. Per me è una cosa abbastanza valida, certo che ha anche dei risvolti negativi, perché è una sostanza comunque che tu accendi, combustione, cose, ma non significa nulla. Combustiamo tante cose, dalla spazzatura all'enichem e alle cose. Comunque ci sono dei benefici, a mio parere. Lasciamo stare queste cose qui. Quello che io voglio evidenziare ora è appunto l'appartenenza a un tipo di cultura, da dove viene, quindi a me non è stata tramandata alla mia radice familiare sessantottina, quindi da altri. E vorrei evidenziare una cosa, come funzionava ai tempi e come io mi sono allontanato da queste cose seguendo una linea, a mio parere, legale, legittima, molto più legale, più legittima, e non solo a mio parere, anche per il consumo, l'uso, la coltivazione, l'ONU, rispetto ad andare ai mercati neri e cose varie, che io non voglio additare, non voglio condannare, proprio non me ne fotterebbe un cazzo, come non me ne fregava niente, tanto è vero, magari soffrivo un po' di solitudine perché evitavo tutto e tutti, per evitare appunto questi problemi. Ho capito che allo Stato conviene chi ha in Italia, chi ha pochi grammi in tasca e racconta bugie e va sempre a importunare, a fare che poi alla fine sono più grammi di quanto. Alla fine dei giorni sono più grammi e più persone, più introiti e più cose di altra gente. Però vorrei dire, io non sono nato quindi in questo ambiente a Siracusa, fricchettone o drogastico o cose di mia radice, di mia famiglia. Quindi è stato qualcuno a portarmi nel bene e nel male alla conoscenza, è stato un costume, buono o cattivo, più o meno cattivo, più o meno passabile, tollerabile. In più, quando mi sono spostato, e questa è una cosa importantissima, in altre città o in altri paesi, cercando fuori all'estero sempre di comportarmi bene, perché vieni da fuori turisticamente, senza fare business, cose, anche in Italia non ho mai investito su cose, anche avendo un conto corrente, cose. Perché? Perché di mia formazione mentale sono stato così.
E poi anche perché il commercio è una rottura di coglioni, sono stato commerciante di pesce, di cose, coadiuvano, amministratore, sostituto, insomma, mi hanno sfruttato come pazzi, quindi comunque sia c'è da fare una guerra e da romperti il culo, in più per cose che sono, quindi le lascio fare a chi ha avvocati, potenziale e cose, le lascerei comunque fare ad altre persone. Diciamo, non è nei miei primi pensieri. Non ci tengo tanto come invece la libertà personale di poter usare una cosa che non mi fa tanto male, né socialmente né fisicamente, rispetto a tutto il resto che compone la vita di una persona. Anzi, per me e anche per altri è una fonte di libertà, di aiuto, anche medico, ma anche di felicità, di diritto alla felicità, ad avere un po' di ebbrezza, di avere cose che non riesco ad attingere in altri modi. Perché non li trovo soddisfacenti, li trovo pericolosi, per motivi miei personali. E mi sono affiancato a una linea per me antimafia, nel senso antiproblematica, invece è ricaduta su di me perché è tutto architettato, è tutto pianificato, perché c'è tanto male, e tanta ignoranza, e tanta voglia di spingere gli introiti del malaffare. Quindi, ripeto, la radice è quella. In più, quando io mi sono spostato, non venendo da me, che la radice è un'altra, quindi non è che io in questa città, dice, appartiene, sei del quartiere popolare, sei del quartiere fricchettone, sei del quartiere di questo tipo, già tu sei nato in mezzo a queste cose. No, assolutamente no. Sono stato con la musica, sempre con stadio, musica, amicizia, sempre con dei valori, sia nelle cose tollerabili che meno tollerabili. In più, quando io sono stato, parlando chiaro, quando io sono stato, mettiamo, in Molise, cioè, parliamoci chiaro, non è che io là in Molise già conoscevo o ci sono i coffee shop o ci sono le cose. Tramite persone che fumavano con me, che avevano a che fare, perché parlo di questo, è inutile parlare di altre cose, ho sempre rinnegato da anni, tipo Fioretto, tipo tante cose, ma non serve, perché poi ci sono gli altri che infilano del male o delle cose indesiderate. Non è che io andando in Molise conoscevo il Molise, già le persone, cioè tramite le persone con cui, giovani della mia stessa età, la moglie, la sorella, l'amico degli amici, il gruppo di cose, sapevo quale del gruppo, quale delle persone che loro frequentavano e cose potevano amichevolmente, amichevolmente, perché sempre io sono sincero, anche quando mi infamano, nel caso dovessi essere infamato, come è avvenuto, di qualche cosa, perché credo nella verità, amichevolmente, non perché i pusher siano per forza lo spacciatore o il venditore. Sono stato in Olanda, mi sono trovato bene, non per strada, ma in un negozio, un pusher legale. Ed erano lì, non è che sono io a tirarli fuori e dire ora vendetemi questa cosa lì, là ci sono i negozi. Nel paesino, nelle città, nelle cose sono state, non è che ci sono i coffee shop, cioè, o li ho tirati io fuori, o la vista a raggi infrarossi, o sono così evidenti, come Bologna, ammettiamo, che neanche indico come pusher cattivi, perché c'erano anche delle persone, lo ripeterò sempre, che ti dicono la canna sì, ma le altre cose stai attento. La canna stai meno attento perché è tollerabile cose. Anche lì, anche tra i pusher. Quindi, certo, non saranno tutti così, soprattutto oggi in una società così perversa, così devastata e rovinata psicologicamente e come coscienza. Quindi a Bologna c'erano i pusher, non li ho inventati io. E mi sono rivolto, ho avuto anche persone molto amichevoli, come se erano quasi delle gente del sud, delle persone anche del nord, però insomma più alla portata, alle cose, anche con dei valori, con una coscienza. Non so se poi gliela comprano, però evitiamo questo discorso di Bologna, di una città già così complessa, o di Olanda, che già c'è il posto legale, là è tollerato e là è legale. Parliamo di questi paesi, di queste città. Allora, Molise, Roma, non è che io sono andato a pescare, ad acchiappare come si chiama, col gancio, quello per tirare fuori i polipi,
Ah, vi ho sgamato, tu fuori, dammi le cose, dammi le... Cioè, ma come il fumo qua? C'è l'amico mio che ce l'ha, c'è l'amica mia che ce l'ha, c'è l'amico mio che conosce uno che... Quindi in amicizia, in un giro ristretto di cessioni, quindi qualora io mi sono diviso qualcosa con qualcuno, senza fare business, senza investire, senza fare queste cose, investimenti, senza fare cose... Qualcuno che comunque tramite amicizia ha condiviso e ha ceduto qualcosa a me anche a titolo gratuito o a titolo secondario, come potevo fare io. Cosa mi lasci due canne per dire, o mi lasci un pezzettino di fumo, un pezzo di fumo. È una cosa. Le famose spese tutti assieme, quindi cose che io invece facendo in linea della Cassazione, l'ONU, dello spazietto personale, le piantine, evitavo tutte queste cose, in più il fattore medico. Infatti non consumavo così. Stessa cosa, cose per strade, cose. Stessa cosa succede quando io sono ritornato qua a Siracusa dopo anni, dopo 10 anni. Questa è logica, eh? È una logica che è logistica, cioè è schiacciante. Io ci ho pensato tante volte, riuscire a spiegarlo è un po' difficile. Bisogna ricostruire la realtà. Bisogna costruire la realtà dei fatti. E la realtà dei fatti è questa, che io quando sono andato lì, non è che io sapevo, cioè, l'ho fatto tramite amici, la moglie, la sorella, l'amico della sorella, l'amico della moglie, l'ex fidanzato, l'ex di lei, anche. Insieme, o tante volte anche sono onesto, anche tante volte magari la moglie è incinta, non fuma più, per cose, per mio giovamento personale, magari fumo con la sorella. O con degli amici. Questa situazione non è infamante, perché io sono stato tirato in mezzo raccontando su di me altro. E quindi io devo portare la gente, è come se uno viene da me e mi dice scemo, cretino, e gli dico perché? Così. Ah, vabbè, un insulto. Allora, tu sei più scemo, sei più cretino. Però se uno viene da me e mi dice scemo perché hai fatto questo, stupido, delinquente, criminale perché hai fatto questo, io devo indicare dove lo scemo, l'imbroglione, quello che mi viene detto a me, il criminale, se io non lo sono. Quindi io sono, voi state, vi state autosputtanando, perché io in Molise non conoscevo nessuno, quindi in Molise, a Roma non conoscevo nessuno in quel giro. Da un'altra parte non conoscevo nessuno. Quando sono sceso qua a Siracusa, quindi è stato sempre fatto tramite conoscenze di terzi. Persone che si offrono, amici di amici, persone che usano questa cosa qui. Come funziona? Ora risalire a qual è il pusher, la persona che investe, lo spacciatore e cose, è tutta un'altra cosa. Di solito i pusher sono quelli per strada o nelle case che lo fanno di mestiere con gli avvocati, con le cose che investono, a mio parere. L'eccezione è il giro ristretto di amici, quindi io comprendo la legge italiana, ma quella che ha valore, quella parte di legge che ha un valore, non la parte di legge che non hanno valore, che invece sono. E mi sono allontanato anche da questo mondo da tempo, perché sono anche abbastanza adulto per questioni mediche, per questioni fisiche, per questioni cose, cercando qualcosa ancora di più, di meno peggiorativo, di meglio per la legalità di tutti, anche per non rompere i coglioni, magari non nel portafoglio. Ma alla fine dei fatti ho evitato anche di frequentare gente per evitare, perché sapevo che avevo avuto dei racconti sulla mia vita, delle infamatine, delle cose da persone che comunque usavano queste cose, di colpo non hanno usato più la canna, non hanno usato più la cosa per un po' e poi si sono andati a fare di peggio. E allora volevo evitare di portare brutte situazioni a persone magari che non lo meritassero, anche perché, oppure che lo meritavano e poi finiva che so male. Potevamo litigare, potevamo avere un'incomprensione. Quando sono sceso qui, quindi sia in questa città che in quel paese, e quando sono sceso qui, io non è che qui, parto da qui, vado nelle città dove devo andare, nei paesi dove devo andare, mi hanno persone che erano attorno a me, che usavano insieme a me la canna e le cose, mi hanno detto dove già loro sapevano, dove già loro attingevano e poi altro dove, fino a quando non ti arriva quel pezzettino sperato di pseudo cosa porcheria o non porcheria, tipo il giro dell'oca, il girone del Monopoli, insomma, una porcata alla fine Giovanardi, che
fare in maniera che i giovani si infognino e poi gli fate le leggi, gli fate le cose, li portate nelle altre droghe, nelle cose, dove esistono anche in questi mercati neri altre cose. Quindi magari io ho chiesto, che so, per un pezzo di fumo, ho diviso un pezzo di fumo con la moglie, con un amico, con degli amici, in un gruppo, in una cosa, o l'hanno diviso per me, ma nel mezzo ci sono anche quelli che hanno fornito anche droghe, qualche droga pesante, che io non ho mai fornito a nessuno, perché era un'amicizia sempre loro, quindi la condivisione diventa sempre meno di guadagno, di sgamo, di procurarsi qualcosa gratis. Cosa che nel fumo magari è possibile farsi uscire un pezzetto, due canne, le cose, nell'erba anche, la fumata gratis. Nelle droghe, se non conosci proprio personalmente, nelle droghe pesanti, è difficile farsi uscire qualcosa di gratis o usufruirne gratis. Quindi chi ha la conoscenza per prima è quello che ne usufruisce di più. Quindi la cessione, tante volte certe persone hanno delle colpe più gravi di una cessione di cose leggere, di cose tollerabili, ma non li voglio condannare, perché ai tempi, quando andavo a ballare, quando mi è capitato di usare, di avere un'esperienza, poche esperienze singole di queste cose pesanti, pseudo pesanti, perché poi dipende da come si vivono e di come si fanno, comunque molto più pericolose, una roulette russa per tanti motivi che ho spiegato prima, dovrei condannare delle persone che alla fine erano amici miei. Quindi ripeto, sì, se dividiamo il fumo, c'è chi ha diviso le droghe pesanti. E non erano amici miei, erano amici delle persone, perché io non ero nato in quella città, in quel paese, quindi erano persone con cui loro già avevano esperienza. Quindi, sia partendo da qui che andando lì, non sono il principale sostenitore, indiziato, spingitore di una cosa del genere. Scendendo qua, anche infatti, per questo ho fatto una cosa privata, anzi, forse ho sbagliato a dire ai amici miei, ragazzi, non vi vietate a comprare le cose per strada, non rompete i coglioni, non andiamo a prendere più niente assieme, non mi faccio portare niente per dividerlo, non chiedo niente a nessuno per dividere, non voglio che tu mi porti niente, perché avevo scelto la soluzione, l'angolino con le mie, l'armadietto, la cosa col mio coso personale. In più, quando sono sceso qua sotto, porca puttana, è importante, io ho 10 anni che mancavo da qui, l'università, lavoro, le cose, più di 10 anni, quindi io scendendo qua sotto, non è che sono arrivato e conoscevo già, c'erano i negozietti, o conoscevo, anzi manco mi salutavano, perché ero considerato quello che se n'è andato a studiare fuori, a lavorare fuori e cose, magari eravamo giovani, 26 anni, 30 anni e cose, e mi guardavano un po' con distacco, capito? Un po' con distacco. Magari altri pensavano a me, hanno sempre molti pensato che io ero un carabiniere, un poliziotto, tanta gente ha pensato, ma tu mi sembri uno sbirro, mi sembri. E non avevo tutta questa antipatia e coscienza che ho ora, con tutto che erano periodi, dovevano essere periodi peggiori. Infatti ho fumato anche con tanti carabinieri, tanta polizia, tanta finanza e via dicendo, forse anche magistrato, sì, anche magistrato e giudici e anche fidanzate, così, anche a favore forse di quello che è tollerabile per un senso civico, non per ognuno di noi, per un senso civico, perché non è che si può uno Stato pressappoco deve avere una linea più morbida, una linea più dura, un po' di scelta, non può essere così titanico e opprimente, se no è una tirannia, è una cosa vergognosa, a mio parere, però neanche può essere libertino su tutto. Questa era una mia formazione un po' che non è ipocrita, un po' sana, cercando qualcosa di più sano, di più, perché sennò allora ti bevi la candeggina e vaffanculo, ti tagli il bidone di benzina, ti metti la testa nella benzina, ti fai e muori e sogni, non so. Ti dai una martellata nei coglioni e ti ubriachi e ti sbagli. Quindi c'è
C'è qualcosa di sano e qualcosa di insano, c'è una misura nelle cose. Io scendendo qua sotto, non è che io sono arrivato qua, ho trovato dei coffee shop, ho arrivato qua, è arrivato Andrea Malignaggi, è arrivato un padre, è arrivato cose, subito colleghiamoci, non conoscevo nessuno. In più sono tornato cornuto e mazziato, anche se erano loro i cornuti, pazienziosi e mazziati. E falliti. Quindi sempre con cose strane, con gente invidia, invidia mortale, cose un po' così, ma anche con un sorriso, con un voglia insomma di vedere qualcosa di meglio. Ecco. E mi sono affidato, cioè sinceramente ho rincontrato il mio amico. Non è che ho incontrato, non è che ci sono le case chiuse siamo a Bologna, ci sono i pusher per strada. Quindi dall'amico mio che penso che in questi 10 anni, o l'amica mia, che penso che in questi 10 anni in cui non ci sono stato, avranno fumato abbondantemente, come infatti erano i fatti, con la compagna, con la moglie, con gli amici, con le cose. Oh, sono rientrato un'altra volta in giro giovanile di persone che vivono la sera, vivevano Ortigia, vivevano come conosciuto Zani e cose. Sono entrato là dentro e ho trovato delle persone che già fumavano. E quindi acquistavano, dividevano, cedevano, si facevano cedere dal mercato nero, perché poi era tutto il mercato nero allora, ora è più da questi anni, da 5-6 anni a questa parte, 7-8 anni a questa parte che c'è più questa linea. C'erano anche prima i negozietti alle cose, però ancora erano all'inizio in Italia. Io mi ricordo anche in Svizzera, in cose dove sono stato, il profumatore, con la moglie, con l'amico. Profumatori per gli armadi, loro l'aprivamo, c'è la marijuana dentro, ci facevamo le canne. Che si può fare? Non si può fare, anche là gli svizzeri sono tutti strani, ma lo facciamo in una tollerabilità, a mio parere, secondo me, a parere di qualunque persona con un po' di cervello e di legalità nella testa. Quindi, quando sono sceso qua, io sono sceso, ero solo. I miei genitori non fumano, non bevono. Se prendono qualcosa, se la prendono, non so, di loro spontaneo volontà, gliel'hanno messa in nascosto perché sono fuori di testa, come molti. E quindi ho cercato i miei amici. I miei amici sono persone che lavorano, lavoravano come me, andavano all'università come me. Non ho chiesto se avevano avuto precedenti penali, se usavano altre cose, anche perché avevo voglia di stare insieme a qualcuno, di divertirmi, perché mi ero fatto un culo così. E da lì si vede, non è che sono tornato qua, lavoro, lavoro, bisogna lavorare, perché mi ero fatto un buco di culo così, tutti questi che parlano lavoro, 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 secondo me è gente che non ha mai lavorato, perché il lavoro vero, duro, ti scassa tutto, soprattutto quando non è ben retribuito e quando non hai garanzie, lungimiranza, ecco, quindi ti farebbero spaccare, tant'è vero esistono dei bambini che si alzano la mattina a spaccarsi la schiena. E non hanno nessun favore o nessun tornaconto positivo. Quindi io quando sono sceso qua sotto, sono sceso esclusivamente, forzatamente, disperatamente, ingannato, preso in giro, ma comunque ho cercato una spinta positiva, ho cercato gli amici, gli amici, c'era anche chi non fumava. Chi non, almeno penso, chi non usava altre cose, almeno penso, fumare sicuro di no. E ho frequentato tanta gente, non è che ho frequentato uno stereotipo, tipo il tossicodipendente, il co. Molti purtroppo hanno preso anche delle strade strane, appunto per questo secondo me ci colpa lo Stato per cose in nero. Stato significa tutto quello che è bollato, quindi anche militari, le istituzioni, le cose. E ho frequentato tanti stereotipi di persone che non hanno addosso né un codice penale né la targhetta che dice quello che hanno. Quindi l'ho fatto col cuore, con l'amicizia. Molti, magari anche in maniera nascosta, anche parenti lontani e cose, usavano delle cose, ma non essendo la stessa cosa non me ne rendevo conto. Ora me ne rendevo conto, potevo immaginare, ma avevo altro da fare perché il mio carattere è altro. Lo noto quando fanno del male a me, non quando lo vivono per i fatti loro. Comunque, lasciamo stare. Le mie amicizie sono state amicizie spontanee, persone che
Io ero separato, disgraziato, senza figli, sputtanato per cose, infamato per cose, denigrato immotivatamente, cattivo, in maniera proprio cattiva e cose, come è capitato altre volte. E tutte queste cose qua mi sono state. Mi sto già acquariando, vi apro un pochettino perché già mi stanno cominciando a girare i coglioni. Innervosito, stressato, cioè, insomma, morto ammazzato praticamente per volontà altrui. Questa è la mafia, questa è la corruzione, dove prolifera terrorismo e così via. Ho cercato amici e amiche di qualunque tipo, senza andare, e non sono sceso, anche se mi fu proposto, sempre da amici di persone con cui della mia ex moglie, di mia ex, cioè di persone che frequentavo lì, anche di scendere a tasca piena perché avevo un po' di conto corrente. E non l'ho fatto perché ho un cervello, non solo, avevo altro da pensare, non era nella prima linea delle cose, anche essendo una cosa per strada, una cosa, appunto, essendo una cosa per strada, una cosa, insomma, di mercati neri e cose. Se eravamo in uno stato dove c'erano i coffee shop, scendevo da lì e trovo un coffee shop qui. Invece da lì non ho sceso nulla, sono arrivato qui. Dopo un po' di grandi sofferenze, perché stavo malissimo, cercavo di capire che cazzo mi stavano facendo, cosa mi stavano imbrogliando, cosa mi stavano facendo, senza manco soldi in tasca, senza, pur lavorando nuovamente da punto zero, tutto il capo, cose sempre in nero, insomma, ritrovando mafia qua, mafia là, mafia, perché quello siete, quello è l'Italia, quello siamo, e bisogna anche saperle evidenziare e cercare di discernere, distinguendo, non per forza, provando e testando tipo esperimento, tipo cavia, ma cercando di trovare un posticino più per te che sia una cosa più giusta per te, almeno io ho agito in questo. Amici con cui ho passato giornate, serate, andate a ballare, la musica. Gianluca non fumava, non è tipo altre cose, non lo so, ma non mi se quando l'ho conosciuto ero contento, c'era Colla, Francesco, che neanche lui, forse sigarette, almeno con me. C'erano amici che fumavano. C'erano altri amici miei che non c'entrano con l'hip hop, con le cose, erano amici di vecchia data, di quando andavamo a ballare, sempre col lavoro, con l'attività, con i loro genitori, con le sue cose, che logicamente fumando, cioè, ci siamo divisi qualcosa. Dove, ma chi ce l'ha ora? Non voglio fare i nomi. Maria, come dicevo, lei è Molise, Maria Michela, sorella Viviana, chi ce l'ha? Come posso prendere? Ce l'ha questo, lo prendiamo da quello, prende quello, lo prendo da quello, che lo prendo da quello. Qua sotto la sede, Daniele, Dario, Carmelo, Eugenio, cose, ma stasera che fate? Stasera Andrea, andiamo, ci vuoi venire? Andiamo a ballare, no, a ballare, poi a ballare non ci andiamo, andiamo a berci una cosa lì, andiamo alle terrazze, andiamo alla cosa, ma. Cioè, non erano i miei genitori, mi potevano dare da bere, da fumare gratis. Quindi, ma come lo prendiamo? Ma come siete? Ma chi ce l'ha ormai queste cose? Essendo io, una volta c'era Piazzadda, non c'è più Piazzadda. Chi ce l'ha queste cose? Sì, dopo, fra un pochettino. No. No, subito così, no. Subito, non sono a Come faccio? 24 ore. Vai di là, sto venendo, sto facendo una cosa. Un attimo, 2 secondi e vengo. Allora, stavo dicendo, scendendo qua sotto, quindi, amico mio, che fate stasera? Dove andate? Beviamo, ci facciamo una canna. Ah, fammi fumare gratis, fammi bere gratis. Non è mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella. Erano degli amici. Aspetta che ha problemi, questa è subito, deve fare. Quindi sono andato dall'amico, sono andato all'amica, Carmela, come si chiama quella là? Manco me lo ricordo più.
No, facciamo solo i nomi dei maschi. Ora non mi sto ricordando. Angela, quell'altro come si chiama? Ma che ce l'ha quello, ce l'ha quello, ce l'ha quello. E quindi mi sono un'altra volta unito a loro, ho messo dei soldi. Allora devo dire che questi ragazzi hanno spacciato a me. Mi pare una cosa assurda. Mi pare una cosa assurda. Capito, no? Cioè, è tanto semplice. Oh. Che c'è? Ma perché subito così? Ma quali amici sono? E allora lascia stare un attimo. Che mi finisco qua il mio video interessantissimo con la logica. Mettiamoci su video. Devi disturbare sempre tu. Ti pare che sono a 24 ore? Io si guarda il pai, ma ci vai, ci va. Come se c'è bello. Io ho raccontato tutto. C'è bello, c'è bello. Quindi stavo dicendo, uscivo con amici, non conoscevo nessuno, non c'era più la piazzata, non c'erano più le cose, non c'erano più manco le persone che chi fumava queste cose tollerabili e cose. E allora ho chiesto ai miei amici di uscire con quelli con cui uscivo la sera, dove lo procuravano. E ho cominciato anch'io a farmelo procurare. Quindi dovrei infamare e dire che erano pusher i miei amici che mi procuravano, a cui davo i soldi per dividere, per comprare, che io non conoscevo, ripeto.
10 anni, a meno che questi ragazzi, per dire, nella mia assenza, non hanno fatto niente. Che soggetti che siete voi italiani, veramente vergognosi. E che non siete gli unici, siete pieno di popoli così, malucumanati.